pallone gestito centralmente, allargato a destra, controlla il tiro, la parata, ancora batti e ribatti, limite dell'area di rigore, controlla, poi col mancino prova a metterla dentro, invece il gol nel pareggio da parte del Locomotive Club con il mancino che scavalca Beffardo il portiere e c'è l'1-1. Il pallone è giocato centralmente, lo difende con la suola, poi avanza palla al piede, prova a metterlo in mezzo, deviato il miracolo! Si riparte per il secondo tempo, tiro subito effettuato, palla che viene bloccata facilmente. Il colpo di destra, palla spizzata, al limite della rigore, il controllo, e mancino la respinta in angolo! Calcio d'angolo battuto, la palla al limite, il destro, il gol del 2-1 per il Peperino La Rustica, palla all'angolino con il piattone, 2-1. Ancora sulla sinistra, attenzione al controllo centralmente, guarda la porta, calcia la respinta, poi ancora il pallone rimane lì. Controllo sull'auto di sinistra, guarda dentro, prova la conclusione, palla fuori. Centralmente porta avanti il pallone, guarda la porta, prova il tiro respinto, corto, poi ancora sulla ribattuta il gol del 3-1 del Peperino La Rustica. Da due passi l'attaccante si avventa sul pallone e la mette dentro, 3-1. Calcio di punizione, parte con il destro, traversa, colpita in pieno. Il rinvio, la palla che viene recuperata a centrocampo, il tocco di prima, attenzione al controllo, in area di rigore, il tiro, palo! Ayel disimpegno, attenzione in area di rigore, il controllo, poi il tocco dentro, il gol 4-1 per il Peperino La Rustica con il mancino sotto misura, il gol del 4-1. Ancora cambia versante, il controllo al limite, punta l'avversario col mancino, ancora rete, 5-1 per il Peperino La Rustica, palla all'angolino, nulla da fare per il portiere. Sulla sinistra prova a passare, riesce nel rigore, il tocco all'indietro, poi ancora la palla che finisce fuori, il destro e il gol da posizione improbabile, un gol straordinario con l'esterno, nulla da fare del portiere, 6-1 e finisce così, vince il Peperino La Rustica 6-1 sul Locomotive Club. È stata una partita all'inizio difficile, poi soprattutto il primo tempo siamo riusciti a pareggiarla e poi dopo il secondo tempo siamo riusciti a andare un'altra volta in vantaggio e poi a prendere il sopravvento. È una bella vittoria dopo la sconfitta con i primi in classifica, comunque ci voleva, anche se abbiamo fatto anche lì una grande gara e ci vuole, fa bene al gruppo e al morale. Sono contento che il gruppo sta cominciando ad amalgamarsi e sono fiero dei ragazzi, sono fiducioso perché se lo meritano, piano piano vogliamo un po' di continuità e niente, per il resto la partita e il risultato parla da sé, e diciamo che il primo tempo è stato molto più equilibrato, loro hanno pareggiato 1-1, però diciamo che al fine primo tempo abbiamo parlato con i ragazzi, ho detto di velocizzare il gioco, ci siamo riusciti, sono contento. E niente, abbiamo portato il risultato a casa, questo è l'importante, e niente, volevo ringraziare i sponsor GEA, GEG, e imprese di pulizie e giardinaggio, e niente, volevo salutare tutto il direttivo del Peperino.